Ciao, bionda. Ciao, bella. Da dove vieni? Da quella porta. Ah, sì. Mi piaci, bella. Che ne diresti di offrirmi da bere per fare conoscenza? Direi ok, bionda. Specialmente se ci fosse un posticino tranquillo dove... dove poterci conoscere meglio. Sì, ho una stanzetta tutta per me. Ehi, tu, quella donna è di tutti. State buoni, ragazzi, eh? Altrimenti divento nervoso. Dimmi, amore, come si chiama quel sergente subito? Quale sergente? Quello che si fregò la cassa del reggimento catturata in origine. Io non lo conosco. Eravate ottimi amici, tesoro. Su, dimmi. Fallo per amor mio. Come si chiama? George Sinclair. E dove si trova? A Winston, al campo di concentramento dei prigionieri nostri. Ma che vi faccio a voi donne, che non potete negarmi niente? Volete da un libero cittadino americano? La taglia che pende sulla tua testa, Ciccio Inca. Non sono Ciccio Inca. E allora chi sei? Biancaneve? Uno dei sette nani. Bravo, gringo. Sai affrontare la morte col sorriso sulle labbra. Beh, veramente sulle labbra ho il baffetto. E questo chi è? Il tuo gemello? Figlio unico sono. E questo è un caso di omonimia facciale. Ma stabilirà lo sceriffo l'omonimia. Vieni, andiamo. Fermi! Fermi tutti come di banali. Il primo che si muove è un uomo morto, o perlomeno mutilato a vita. Su le pistole. In alto le mani. Voltatevi. Bravi, così. Fermi. Il primo che si muove lo fulmino con la mia colpe che non perdona. Io ho riso. Tu? Sei sicuro? Sicurissimo. Mi sta bene. Come vi siete permessi di togliere questa magnifica preda a un cacciatore di taglie come me? Ma zitto! Eh? Non lo sapevate che questa è la mia riserva di caccia alla taglia? Eh? I wanted di questa zona sono di mia pertinenza. Capito? Capito! Eh? T'ho fregato, era il dito. Ricordatevi che quando voglio ficcare la pistola in bocca a qualcuno, gliela ficco. La prossima volta, però, non ve la ficco più in bocca. A buon intenditore? Zitto tu! Altrimenti per te, questa è la prossima volta. Via! E ora dovrei uccidervi. Ma voglio essere generoso. Al mio segnale, via di corsa. Conto fino a tre e poi sparo. E se riuscirete a sfuggire alla mia colpe che non perdona, siete salvi. Pronti? Partenza all'americana. Via! Prego. One, two, three! Tre colpi, tre caduti.
Tre colpi, tre rialzate, eh? Non defunsero! Inciamparono! Colpi, colpi maledetta, che fai, mi inganni, io ti strozzo, fai! La pistola è come la donna, se la sai tenere ti è fedele. Ah, hai anche il coraggio di sfottermi dopo tutto quello che mi hai fatto. Tieni! Ammazzo! T'ho fregata, accuccia! Accuccia! E mettiti bene in testa che abbiamo costituito una società. Tu wanted e io bounty killer. Fiffiti tu e fiffiti io. Tu ti lasci catturare e io ti consegno allo sceriffo. Io ritiro la taglia e tu ti lasci impiccare. Io ti salvo in estreme se tu fuggi. Fiffiti tu e fiffiti io paese per paese. Ci stiamo arricchendo, capisci? Abbiamo una carriera davanti a noi. E tu non hai nessun diritto a dispettare questa società tagliando la corda. Basta! Che c'è? Io ho tagliato la corda perché tu non sei capace di spezzarla al primo colpo. L'altro giorno per poco non rimanevo sulla torta. Sì, capisco, ero troppo lontano dal capestro. L'occhio ce l'avevo fuori portata. Ah, sì, e domenica a Kansas avevo il singhiozzo. A Canyon City, quattro colpi hai dovuto sparare prima di spezzare il capo. Oh, cappio, ero nervoso, c'avevo la mano che mi tremava. Lo vedi? Una volta ti trema l'occhio, una volta ti trema la mano, una volta sei nervoso e io prima o poi finirò veramente morto sulla forca. Ah no, la società è sciolta, il lavoro è in proprio. Un momento, non lo vuoi fare, un momento. Non puoi senza bounty killer che ti accompagna dallo sceriffo e incassa la taglia. Lo trovo, è difficile trovare un ricercatissimo in 13 stati come me. Ingrato, chi ti ha istradato al furto, chi ti ha spinto alla rapina, chi ti ha educato alla violenza. Contro le povere donne indifese e sole. Sì. Lo so, la mia carriera di wanted è merito tuo, lo so. E allora? Ma io rischio l'osso del collo e tu no. Quindi se vogliamo continuare la società, niente fit. Il 30 per te e il 70 per te. Ma questo è un ragazzo, uno sporco ragazzo. Prendere o lasciare. Va bene, accetto. C'è abbondanza di bounty killer. E non posso rimanere disoccupato per tutta la vita. Bravo. Pezzo di cretino. Cretino a me, semmai sì. Io sono un ricco. Sei sicuro? Sicuri. Vabbè, fai la mano. Lo vedi che sei cretino? No! Lasciatemi! Buongiorno, sceriffo. Questo è il terrore dell'Oklahoma. Chi ci ingrazi? Sento il fiducio. E chiedimi $5,000. Chiuda, carogna e traditore! Ah, mi prende pure a pugni! A schiaffi mi prendi! Ah, ci ritrovi ancora! Ancora! No! Basta! La faccia è mia! Impiccato! Oh! Vuoi guadagnarti un po' di dollari? Magari! Che devo fare? Vattene a lavorare invece di aspettarti il ramoscello. Complimenti, Ingrassi, hai un gran fegato. E non mi hai visto la milza. Maledizione, il tremolio mi prende. Invece di colpire la corda, potrei colpire quel poveretto. Pronti? Mio nobile amico dei tempi migliori, scusami se non ho sparato, mi tremavano le mani, avevo paura di colpirti e ucciderti. Tu giustamente mi dirai perché non sono morto lo stesso. Sì, lo so, sono d'accordo, però la colpa è tua.
Se non mi avesse ricattato perché ti volevi pappare il 70%, io non mi innervosivo, rompevo il cappio e tu ancora saresti vivo. Invece, come dice quel proverbio, chi troppo vuole mangiare si affoga. Infatti. Addio, Ciccio, riposa in pace. Quante carte? Servi. Carte? Due. Come ti chiami, Pamola? Fabien. Ah, sei francese? Della Saint-Marie. Oh, credevo della Saint-Montaigne. 200. Passo. Passo. Viste. Tu che fai, vedi? Vedo, vedo. Copri allora. Ma che copro? Anche l'occhio vuole la sua parte. Hai detto vedo, metti 200 dollari. Ecco, 200 dollari. Che hai? Niente. Tre donne. Fortunata al gioco, fortunati in amore. Non sempre, io mi innamoro dei fortunati al gioco. Ah, sì? Invito di 200. Quante carte? Una. Parole. Quattro parole. Carte. Parole. Cinquecento. 2000. Quanto dicesti? Ho detto 2000. Ho 10 minuti per riflettere. Quando mi emoziono, mi viene un certo languorino. Prego, Titone. Vedo. Poker d'asse. Bambola, vogliamo fare quattro chiacchiere alla francese? Come sarebbe alla francese? Che ti ha detto? Perché no? Scusate, signori, io vado a fare quattro chiacchiere con la signorina e l'ovetto l'ho preso prima. Prego, Pamola. Che foga, bambola! Baciami, baciami. Ti piace il tipo americano secolo, eh? Sei bello, sei bello. Sei miope, sei miope. Sono pratica. Ho per le mani un grosso affare. Adulatrice. E ho bisogno di fumi. Me li dai un po' di dollari? Un po' di dollari, tutti te li do. Ma che vi faccio a voi uomini? Niente, ci punta la pistola dietro la schiena.
Questo per le sigarette? No. Baciami ora. Sì, mi piaci. Femmina perversa. Amore, distorsione. Carezza e morte. Sì, sono tuo. Tu sei la mia ave regina. Mua! Ciccio, non lo fare. Ciccio, non lo fare. No. No. Un sogno, forse. Che botta. I dollari. Quella bionda maledetta, tutti se li prese. E questo non è un sogno. Apro dicendo. Gioco. Gioco. Gioco.
Tira fuori i dollari. Se non li tiro fuori... Non giochi. E se tiro fuori questa... Sì, in picco. Perché non ci vale 100 dollari. La punto... E dei soldi della taglia, che ne hai fatto? Li ho dati a una donna, per un'ora d'amore. Erotico, forse. Attento a non parare. Non sto parando. Che fai allora? Sto facendo l'ovetto fresco. Se lo vuole sugare? Che cartaccio. Che cartaccio. Il fantasma di tua sorella. Sono Ciccio. E ciò, forse non ti sei accorto che sei defunto. T'ho visto io pensolare con la lingua di fuori. E ciò, fai il morto serio. Non fare il fantasma a cavallo. Su, sparisci. Ti farò sparire io, traditore e ladro, con una revolverata nelle gingive. Non puoi. Incorporeo sei. Tocca, tocca. Ciccio, tutta ciccia sei. E dimmi come hai fatto a scampare al decennio. Grazie a questo collare di Santa Rosalina. Previdente, fu. Dai! Ed ora la resa dei conti. Ho capito. Che mi vuoi fare, Ciccio? Occhio per occhio, dente per dente. Mi vuoi impiccare? No. Generoso sei. Sarebbe troppo poco. Ti porterò nel deserto a piedi. E là sotto il sole impietoso, senza una goccia d'acqua e con le labbra arse per la sete... Dovrai implorarmi per abbreviare la tua agonia con un colpo di pistola. Ciccio poetico sei. Fammi la disgraziato! Ecco, sei ricaduto nella melma. Andiamo. Ascolta il consiglio di un amico. Io ti voglio bene. Non bere sciocco, l'acqua ti fa male. L'acqua ti fa venire più sete. Bevi, bevi, continua a bere. Guarda che trippa. Tommo. Perché t'ho portato io nel deserto? Chiudi l'ombrello. Scende da cavallo, sgranchisce dalle gambe. Se non diventi pasto prelevato, vegli a poi. Aspetta che ti aiuto. Dammi una mano. Dammi l'altra. Vai. Aiuto, 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 aiuto. Aspetta. Carogna, t'ammazzo! Ah, sì, e questo è il ringraziamento per averti aiutato a scendere, eh? E allora rialzati da solo!
quel ramo del lago de Como che volge a mezzogiorno. Fammi, fammi lo che ammazzo, dai. Mi perdone, si sente poco bene. Sono il sergente Sinclair. Portavo dei prigionieri a Watson quando sono stato assalito dagli indiani. Già, è vero, le frecce. Poi mi farò ricco. Mi farai ricco, questo è mio prigioniero. Ah, sì, va bene, va bene. Per $200,000. Sono nascosti. È un segreto. Qui, indietreggia tu. Ti deve confidare un segreto. Guarda che di fronte a $200,000 ti sparo per davvero. Ti credo, ti credo. Vado. Dove li hai nascosti? Nel cimitero. Di presto. Si trova oltre le linee. No. Nord-est? Nord-ovest? Ho capito, ma il cimitero è grande. Sono nella tomba. Acqua. Accidenti, ti vado a prendere l'acqua e poi me lo dici. Non ti muovere di qui. Non la bere tutta che ti fa male. Dimmi dov'è? Nella tomba di George Smith. E in quale cimitero? Maledizione. Ehi tu, che fai qui? Vattene, ti deve dire un'altra cosa. Troppo tardi. Ti ho portato mezzo segreto nella tomba. Quel mezzo segreto l'ha detto a me. Ladro! Ladro di segreti! Dimmi il nome della tomba o ti ammazzo. Ammazzami. Così sarai costretto a scavare migliaia di tombe prima di trovare il ballotto. Anziano, hai risposto, eh? Invece tu conosci il cimitero. Io conosco la tomba e possiamo diventare un'altra volta soci. Al 50-50. Va bene. 50-50. E allora andiamo. Dove vai? Lo sai che per raggiungere il cimitero dobbiamo attraversare le linee nordiste. Già. E non ci faranno passare. Hai ragione, però se ci travestiamo da nordisti potremmo passare inosservati. Tizio, andiamo, arruoliamoci. Ti ha messo le redini in mano. Sono le buche. E allora vai più piano. Non posso, non mi ricordo più come si frena. Tira le briglie. Lo sto facendo da quando siamo partiti. Dobbiamo aspettare la salita. Che guarda. Soldati all'orizzonte. Ah, non ti spaventare, siamo a posto, sono nordisti. Ma quale nordisti? Sono sudisti, hanno le divise grigie. Nordisti, chi sono nordisti, con le divise impolverate. Sotto la polvere c'è il blu mare. Andiamo.
salve come le donne nobista. Come va questa guerra? Vinciamo, vinciamo? Come ti permetti? Cosa sono queste confidenze? Quale confidenze? Funzione di simpatia sono. Ti sto spolverando. Ciò fottutissime siamo. Sotto la polvere non c'è il blu mare, il grigio c'è. Ma è vero che alle spie fanno la tortura? No, non si usa più. Era un sistema barbaro che offendeva i diritti dell'uomo. Meno male. Adesso le fucilano subito. Ciccio, a proposito. Che c'è? Scusa le spalle. Posto. Che c'è? Convoglio in arrivo. Quanti carri? Una carretta, è la carretta del sergente Sinclair. Signor tenente, sta arrivando il sergente Sinclair. Devo fare rapporto al capitano Brown. Il capitano Brown è in missione segreta e chissà quando tornerà. Sono il tenente Collins e da questa mattina ho assunto il comando del campo. Dov'è il sergente Sinclair? Sembra che il sergente Sinclair sia morto. E questi due prigionieri sono gli ultimi che lo hanno visto. Slegateli, voglio interrogarli subito. Grazie, signor tenente. Aspettate a ringraziarmi. Prima facciamo quattro chiacchiere. Che è successo al sergente Sinclair? Lo avete ammazzato? Che dice? Chi ha preso per criminale di guerra? E poi come facevamo ad ammazzare una persona che già era morta? Era già morta? È moribondo. Insomma, morta o moribondo? Inguaiatissimo era il signor tenente, pieno di frecce, sembrava un po' costino. Ed è riuscito a parlare? Beh, poco, balbettava. Che ha detto? Acqua. Questo non è importante. Per lei, per lui era importantissimo. Pensi che ci ha offerto $200,000. Ci dava $200,000 in contanti? Ma che contanti? È a babbo morto. E insomma, spiegatevi, prima che perda la pazienza. Ecco, signor tenente, i $200,000 sono nascosti. Dove? Beh, non l'ho detto, perché... Defunte, defunte. Davvero? Parola di sudista. Non vale, siete nordisti. Ma quale nordista e sudista? Noi siamo due borghese travestite, ecco la verità. Avventurieri. Avventurieri. Ok. Voglio credervi. Non vi considero miei prigionieri. Accomodatevi. Vi farò dare degli abiti civili. Grazie. Gentilissimo. Prego. Vi andrebbe uno spuntino prima di spogliarvi? Grazie, tanto per gradire. Mangiate e bevete a volontà. Qui i viveri non mancano. Non vorremmo approfittare. Veramente sì. Beh, scusate, amici, se vi lascio. Vado a prendervi gli abiti civili. Prego. E fate come se foste a casa vostra. Non vorremmo approfittare. Approfittiamo. Ehi voi, venite qui. La musica fa passare il tempo e la malinconia, no? Allora suonate una delle vostre vecchie canzoni. Nel mio ufficio ho
due ospiti ti riguardano, hai capito? Cerca di fargli sciogliere la lingua. Ci penso io. Permetti. Con piacere. Cretino, che balli! Bravo, tu hai capito di che si tratta. Certo, questo non è un valzer, è una mazurka. Basta! Questa non è musica per ballare! È musica per coprire le vostre grida! Ma noi non stiamo gridando! Ora griderete! Ciccio, guarda! Guarda, fortunato sono! Un dollaro trovai! E che te ne fai, miserabile, con 200.000 dollari che ci aspettano? Deve essere un nobile, porta il monopolo. Uè, che ti prende, che vuoi? Ah, ho capito, vuoi fare a botte! Vieni! Più forte! Qui? È carta! Difenditi! Ah! Ma questo fa sul... Buono! Più forte ancora! È l'ordine del giorno del comando generale. Ma sigillo alla porta del mio ufficio. Sì, signore. Ciccio, che sta facendo? Riprende fiato, non mi pare, non anzi, ma forse respira in incognito. Attento! Ah! Sei sempre solo d'allarmista. Ehi, amico. Ma che amico? Ehi, nemico. Che fa? Non batte ciglio. Non batte cuore, eh? Ciccio, cadavere defunto, eh! E ora che si fa? Si mangia. Col morto in casa bisogna fare il consolo. Andiamo. Basta! Avete rotto i timpani anche a me. Che è successo? Che gli avete fatto? Non era un uomo di mondo, gli abbiamo insegnato a vivere. All'altro mondo. Bene, ragazzi. Non c'è posto per i cialtroni. La vita è dei forti, dei duri come voi. Tenente, ci state facendo la radiografia. Noi siamo dei duri. We wanted, io bounty killer. L'avevo immaginato da quando vi ho visto. Ora tocca a me presentarmi. Non sono un tenente e nemmeno un onesto borghese. Onoratissimo, è veramente un piacere ritrovarsi tra delinquenti. Sono anch'io a caccia di quel tesoro che il sergente Sinclair ha fatto sparire. Vi propongo un accordo. Un accordo fra disonesti? Disonesto al 100%? Disonesto al 1000 per 1000, se volete. Ok, fuori il rotto. A quanto ho capito, voi sapete dove è nascosto il tesoro. Io posso farvi uscire quando volete. Dividiamo in tre? Affare fatto. Ci sto. Uno per tutti, tutti per uno.
visto se penso a te? Ah, ma allora è vero che mi ami. Perché non l'avevi capito? No, ho avuto troppe delusioni in amore. Già. Grazie, ma grazie. Ti giuro che non appena finita la guerra ti sposerò. Sì, ti sposerò. Tu mi sarai la donna più felice del mondo. Sicuro. E dimmi, mia piccola vivandiera, che cosa posso fare per te? Mi presterai il cavallo più veloce quando avrò voglia di fare una passeggiata. Ma certo, ti darò Brancaleone. Vedi? È il più bel cavallo del Texas. Che bella donna. Ah. Dollari. Tanti dollari. Tu, 200.000. Nel cimitero. Quale cimitero? Parla, oddio. Quale cimitero? Di Tucson. Di Tucson. E tu? Quale tu? Questo lo sa lui. Sì. Io lo so. In una tomba con la croce. Dove sulla croce c'è scritto George. E poi il cognome. Dimmi. George. Porca miseria, non me lo ricordo. Calma, pensaci con calma. George. Wilson. Ah, Wilson. George Wilson. Prego, non c'è di che. Ti abbiamo fregato. Vai a Tucson, vai! Vai a scavare la tomba di George Wilson! Tizio, questa volta hai avuto una bella idea per liberarci del terzo posto. Presto, partiamo. Non vedo l'ora di mettere le mani sul mallocco. Un momento. Che c'è? E come facciamo ad arrivarci se non abbiamo nemmeno un dollaro? Al solito. Wanted e Bounty Killer. E va bene. Ci deve essere un pezzo qui. Hai cavato. Thank you.
feroce traditore! Giuda Carogna, traditore! Giuda Carogna, traditore! Permesso? C'è nessuno? Carogna traditore! C'è nessuno? Carogna traditore! Senta, la vuoi smettere di insultarmi? Se qui ancora non c'è nessuno. Prima vediamo se c'è qualcuno. C'è nessuno? Carogna traditore! Ma dico io, insomma, c'è nessuno qui dentro. Chi sono io? Chi è? Lasciami, cammina. Lasciami, cammina. Ho detto, lasciami. Zitto. Oh, ci scusi, c'è stato un grosso equivoco. Noi non cerchiamo l'ospedale, ma l'ufficio dello sceriffo. È questo l'ufficio dello sceriffo. Che cosa volete? Devo consegnare questo pericolosissimo guante. Il più pericoloso della regione. Chi c'è in grado? È per fetù. Lo sceriffo non c'è. Se mi date la taglia lo lascio a voi. A me? Non siete il suo aiutante. Sono il suo prigioniero. E come mai vi lascia libero? Dove vado in queste condizioni? E poi mi stanno curando. Oh. Umanitario è questo sceriffo. Lui no. La legge. Se non sono guarito non mi possono impiccare. Oh, hai capito. E come mai la città è deserta? Oggi è la festa del paese. Sono tutti al rodeo. Solo mia moglie e mia suocera, poverette, non possono andarci. Perché sono invalide anche loro? Morte! Morte! Le ammazzate! Arrivederci! Arrivederci! Jimmy il Rosso prenderà in campo noi il Mancino, vincitore di 100 rodei. Sta per scendere in campo Joe il Mancino e ve lo do a 15. Joe il Mancino a 15 se resta a 15 secondi. A 20 Joe il Mancino ve lo do a 20. A 20. Ma dico io, vogliamo trovare questi sceriffi. Perché il rodeo non ti piace? Sì, ma è da stamattina che i bus legati. Ma, poveri, fai il mezzo. Abbiamo trovato l'uomo della provvidenza. Come sta? Il bookmaker, lì dentro, da Joe il Mancino 20 contro 1. È un'occasione, io scommetto. Ma non abbiamo un dollaro. E tu? Non vale 5.000 dollari, tu? Mi vuoi puntare come un gettone? Non ti preoccupare, sciocchino, lo faccio per te. E fin al primo colpo non ti contenta lo sceriffo. È vero, puntami, puntami! Andiamo! Permesso? Permesso? Avanti! Promettete! Avanti! $1,000 su Joe il Mancino! Fuori il 1,000! Non lo riconosci? No! Chi c'è il fetoso, il terrore dell'Arizona, vale $5,000! Dammi il resto, tiralo su! Chiuda, traditore! Non ti preoccupare che ti scappa al primo colpo. Ecco il resto e tanti auguri. Grazie.
Falli anche a lui che ne ha molto bisogno. Arrivederci a presto, terrore dell'Arizona. Ecco ora voi, noi il Mancino! Contate su Magister, è una sicurezza! Magister a 5! A 5 Magister! Mille su Magister! Va bene! Quello che vedrete è Django! Django a 10! A 10 Django! Come lo so Django! Bene! Va bene. Per mondo una bestia, quanto mi dai? $500 saresti sul toro, $200 saresti sul cavallo. Facciamo $50 e il resto qua. Avanti, decidi. Va bene, vado a montare un cavallo. E ora scende in campo uno che non conosco. Devo montare un cavallo. Ok. Non credo proprio. Ma sì, invece, tu sei Fabienne, quella che mi ha fregato tutto il dinero. Mm. Io mi chiamo Carlotta e non ho fregato niente a nessuno. Non sei orionda francese? No, sono irlandese. Guarda, ho i capelli rossi. Eh già, quella era bionda. Ci sono molte coincidenze che non corrispondono. La me scusi. Ecco qua. Ehi voi sceriffo, venite un po' qui. E guardate che bel pacchetto mi hanno affidato. Ma noi siamo già visti in qualche altro posto. Ma certo, sceriffo, Santa Monica, mi avete anche impiccato. Già, già, Santa Monica, tu allora saresti... Sì, Ciccio Ingras, è meglio conosciuto come... Certo, adesso mi ricordo perfettamente. E con te c'era anche un famoso bounty killer. Certo che c'è, lavoriamo sempre insieme. È lì, adesso glielo chiamo. Franco! 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 E voi? Vieni a vedere. Vieni! Che vuoi? Mi fai un bambino ancora in fascia. Non appena mi allontano da mettere sul lato. Guarda chi c'è. Oh, lo sceriffo di Santa Monica! Come mai da queste parti? Ero lo sceriffo di Santa Monica. Ora lo sono di questo villaggio. Di questo villaggio? Sì. Complimenti, è un villaggio meraviglioso. Sarà molto difficile che questa volta il giochetto vi riesca. Ma che ti dice sceriffo? Perché vi dico tutti e tutti. Questa volta voglio proprio vedere chi sparerà sulle vostre corde. Ah! In questo momento supremo ti voglio fare una confessione. Malgrado tutto, ti ho voluto sempre male. Beh, confessione per confessione, mi hai fatto sempre.
schizzo, che paura! Siamo salvi per un pelo. Miracolo, fu! Santa Rosalia è stata. D'accordo, l'intervento celeste c'è stato. Però i due colpi che hanno spezzato le corde, qualcuno li ha sparati. Abbi fede, le vie del Signore sono infinite. Anche questo è vero. Si vede che passava di là. Senti, avviciniamoci. E sleghiamoci a vicenda. Ho detto sleghiamoci! Finalmente siamo liberi! Evviva la libertà! Fermi! Siete prigionieri! Non deve mai parlare prima! Scusi, ma perché si cattura? Noi non facciamo la guerra. Noi facciamo l'amore. Quello che fate lo spiegherete al capitano. Seguitemi. Seguiamolo. Dobbiamo conservare le munizioni per quando verranno ad attaccarci, altrimenti saremo costretti a difenderci con le mattafionde. Non sperate di farcela! Vi distruggerò, sporchi sudisti! Vi massacrerò con le mie mani! Capitano. E te? Che diavolo vuoi? Sono due prigionieri. Ah. E voi sareste due prigionieri. Non portate neanche la divisa. Ma che razza di nemici siete? Amici siamo. Silenzio! E te? Ma che abbiamo? Le facce lo spigo. Ormai da delinquente. Silenzio, seguitemi. Voglio interrogarti. Va bene, ci interroghi pure. Però glielo diciamo prima, siamo impreparati. Tu venite con me. Adesso ditemi tutto. Ma di che? Di ciò che sapete. Allora, di niente. Vi consiglio di parlare. Se mi rivederete i piani del vostro comandante, forse non vi ucciderò. Noi non abbiamo nessun comandante. Siamo due borghesi, due civili, due criminali, ma... Che cosa? Non siete al servizio dei sudisti. Non siete due spie. Parola di gentiluomo. Non me ne va bene. Sono l'uomo più disgraziato del mondo. Speravo di conoscere le mosse dell'odiato nemico. E invece niente. Mi fa tanta pena. No! Non mi lascerò incantare. Ti metterò alla tortura. Ti strapperò le unghie e gli occhi. E vi costringerò a dirmi tutto quello che sapete, ignobili sudisti. Ma lei è proprio festato. Come glielo dobbiamo dire che siamo due apolitici, due agnostici? E dovrei credervi? Per me è un ubriaco. Quando si attacca è un leone. Quando finisce la carica diventa una pecora. Basta. Sono un uomo finito. Non ce la faccio più, credetemi, amici miei. La mia vita è un inferno. La mia bottiglia. La mia ultima bottiglia. Come farò adesso? Come fecero gli antichi? Si tagliarono le pance e si lasciarono gli ombelini. Coraggio, capitano, coraggio. E chi me lo dà senza più whisky? Ho paura, amici miei, ho tanta paura. Allora perché è venuto a fare la guerra?
Non ci sono venuto, mi ci hanno mandato purtroppo. E dire che potrei uscire da questa situazione tremenda con una sortita o che so, con un'azione di comando, se riuscissi a sapere almeno il numero dei miei nemici, le armi e le munizioni di cui dispongono. Informi, domandi, telegrafi, no. Mandi due soldati. È un'impresa da volontari e io dispongo di 30 soldati stanchi e sfiduciati, non ci andranno. Ci provi, non desisto. No. Credetemi, so quello che dico, sui miei soldati non ci posso contare. Io invece sono convinto del contrario. Davvero? Credete davvero che io possa contare su di loro? Ci può contare, lasci fare a me, ci può contare. Soldati, il capitano ha bisogno di due volontari. Non ci può. Ecco, lo sapevo, mi trattano a pedalini in pazza. Peggio, capitano, peggio. Che magnifica idea. Ci andrete voi. Ma che vuole fare con lezione di Bernardo? Dovete aiutarmi, amici miei. Se riuscirò a sfondare le linee del nemico, potrò raggiungere il grosso dell'esercito nordista al di là del cimitero di Preston. Ha detto cimitero di Preston. Ci offriamo volontari. Davvero? E non gli dia retta, ciccio scherza. Dico sul serio, a me i cimiteri piacciono. Ah già, anche a me, io ci vado a fare il vizzetto. Ah, grazie ragazzi, grazie di cuore. Vado a predisporre tutto per la vostra eroica missione. Ciccio, tu hai mai missionato? Mai. Nemmeno io. Che Dio ce la mandi buona. Sparate, sparate! Fuoco! Ve ne hai dato abbastanza dinamite. Li ho riempiti. E quanta miccia? Un rotolo intero ciascuno. Molto bene. Sopra la testa. Non ti preoccupare, fuoco di coperture. E quanto pesa questa dinamite stretta ai fianchi? Coraggio, fratello. Coraggio un corno. Non dire parolacce, altrimenti ci scoprono subito. Piuttosto, non ho capito cosa vuole il capitano. Sapere se i sudisti sono in pochi e armati male. In tal caso li attacca e li sconfigge. Caso contrario facciamo saltare tutto con la dinamite. Ho capito. Non hai capito niente. A noi interessa solo andare al cimitero. Perciò appena arrivate gli diamo la nostra benedizione e via verso la ricchezza. E allora perché ci siamo travestiti da frati? Ciccio, il fuoco di copertura è gettato. Bene. Alziamoci e procediamo con atteggiamento biblico da religioso di battaglia. Alto là! Viva là! Due poveri frati cercatori! E che cercate? Rogna? Nulla! O genere alimentare e di conforto! Quello che ci manda la divina provvidenza per il bambino del sud! La guerra sia con voi! E così sareste due frati! Non vedi i cordoni? L'abito non fa il monaco! Qui, che tocchi! Questi soldatacci, non appena vedono una veste, allungano subito le mani! E vabbè, venite con me dal capitano! Facci strada, figliolo! Pace a voi. Come siete arrivati fin qui? Col cavallo di San Francesco. Intendo come avete attraversato le linee nordiste. Quel capitano era rispettoso dell'abito talare e religiosissimo. Non significa. Anch'io nei limiti del dovere sono religioso. E allora mi baciasse le mani. Io non bacio le mani. E allora dateci qualcosa per i figli dei stati guerra. Non prendiamo la paga da un anno. Morte di fame siete. Anche perché scarseggiano le vettovaglie.
Beh, quando è così, allora ce l'abbiamo. Pace bene, figlio. Dove andate? Di là, al cimitero di Preston, a pregare per le povere anime dei morti. Di là non potete andare, il cimitero è zona militare. Ma i morti aspettano le nostre preghiere. Pregate per i vivi, che ne hanno più bisogno. Siete un miscredente, capitano, e mal ve ne incoglierà. Padre, confessatevi. Ehi, tu, torna al tuo posto. Anatema a te! Anatema! Anatema! Che osi vietare a questo milite ignoto di mondarti il tuo pezzo. Va bene, frate, esercita il tuo ministero. Dopo rimanda l'indietro. Signor sì. Come parli bene, stanno seminari. Sacrestano della chiesa di Santa Rosalia, ero. Ah, vieni, figliolo, appartiamoci per la bisogna. Io vi aspetto qui, frate figlio. Voi venite con me, ho bisogno di assistenza. Alla bisogna non confesso mai che di assistenza. Allora mi sta bene. Vieni, figliolo, che ti confesseremo. In ginocchio. Ho peccato. Chi non ha peccato scagli la prima pietra, ma non ti sbottonare. Facciamo che io ti interrogo e tu. Fratello Franco, sì? Prendete nota dei peccati per fare il conto della penitenza. Tu hai onorato il padre e la madre. Sì, sempre. Hai santificato le feste. Sì, padre. Hai ammazzato un solo nemico. Ha ammazzato un solo nemico? Poco di questo pazzo quando la vincono la guerra. Fratello Franco, scrivete. Quanti soldati siete? 122. 122 soldati, scrivete. Quanti? 122. Ah. Povero capitano Briachel. 60 fucili. 60 fucili. 300 casse di munizioni. 300 casse di munizioni. 300 bombe. 300 bombe. 10 cannoni. Di ricotta. Cannoni, non cannoli. Ah, sai niente dei piani strategici? No, niente. Bene, ti assolvo. E la penitenza? E che è quella che stai facendo qui? Vai, vai, vai. Grazie, padre. Vai. Tutto. Qui dentro c'è una polveriera. Non si preoccupi, sergente, conosciamo la strada. Ce ne andiamo dopo. Facciamo saltare il campo. Facciamo saltare il campo. E già, le forze sudiste sono preponderanti. Chi se ne frega delle forze sudiste, a me interessa solo che nascosto un cimitero. E già, è vero. Prepariamo la dinamite. Ho perduto una miccia. Non ti preoccupare, ce l'abbiamo. Dammi il capo. Andiamo la miccia. Ah.
criminale di guerra stiamo diventando. Se vengono i sudisti, se vengono i nordisti, due fuggiti eroi siamo. Vai ai vinti. Giù la testa. Via libera! Via libera verso la ricchezza! Chissà come sarà contento il capitano Briaghella! Questo è Volta! Sta facendo i fuochi d'artificio! Un tesoro ci aspetta. Padre, padre. È scampato, figliolo. Sì, io sono. Sono contento, sono contento. Che devo fare? Lavati la faccia, poi la dita. E vattene a casa. Io vorrei venire. Vattene a casa. Vai, vai, a casa, a casa. Padre. Finalmente! Ah, desideravo tanto questo momento. Senti che pace, che calma, che serenità. E ci siamo ricchi, ricchi. Aspetta, prima di cantare vittoria, dobbiamo ancora trovare la tomba. La tomba la troviamo subito. Col nome, vieni. Dalle tue labbra. Che ci siamo ricche. La tomba è quella sulla cui croce c'è scritto. Maledizione, quelli chi sono? Due colleghi. Proprio ora dovevano arrivare. Pace e bene, fratelli. Bene, pace. Vi trattenete molto di grazie? Bene. Veramente siamo di passaggio. Il tempo di dire una preghiera per questi poveri. Ecco, siccome veniamo da molto lontano e siamo affaticati, prima di dare sepoltura al morto vorremmo andare a rifocillarci. Vi dispiacerebbe dare un'occhiata alla cassa? Con piacere, non te la ruba nessuno. Te la guardiamo noi. Giusto il tempo di mangiare un boccone. La pace sia con voi. L'appetito sia con te. E allora il nome di questa tomba? Giorgio Smith. Giorgio Smith. Dobbiamo trovarla subito. Là! Presto, incomincia a scavare. Questo che significa quella cosa? È arrivata l'ora di fare i conti. Ma come facciamo i conti se ancora non abbiamo trovato il tesoro? Scava, ti ho detto. Ti stai comportando come un traditore. Scava. Protesto. Scava! Il ribello! Conto fino a uno e poi scava. Scavo.
più svelto. A che punto siamo? A un punto morto. Tira fuori il tesoro. Il tesoro non c'è. C'è lo scheletro di Giorgio Smith. Mi vuoi prendere in giro? E allora vieni a vedere. Vuoi fare il furbo, eh? Dimmi il vero nome della tomba. Il vero nome è Giorgio Smith. La tomba è questa, te lo giuro. Qui c'è un altro Smith. C'è tutta la famiglia Smith, la famiglia atavica degli Smith. E qui bisogna scoperchiare più di 20 tombe. Eh? Siamo rovinati. Sei rovinato e ti consiglio di non perdere tempo. Dice, non mi puoi dire. Non fare il melodrammatico, comincia a scavare, subito. Se scavate in due farete prima. Bravi. Questo si chiama essere ragionevole. Forza, al lavoro. Svelti. Più svelti. Io non ce la faccio più. Mi sembra di scavarmi la fossa con le mie proprie mani. Io mi sento a petto. Ho un peso sul collo. Prendi, fammi un bacio e io ti prendo. Ah, ora mi chiami Franchino. Dopo tutto quello che mi hai fatto, meriteresti di morire qui come un cane. Ma in punto di morte si diventa buono. Ecco. Oh, guarda cosa ti passava sul collo. La dinamite! Non te preoccupare. Pensa alla mizza è come se fosse una caramella di menta. Ciccio! Il tesoro! Ero sicuro che ci fosse. Oro, oro! Fermi! Non possiamo dividerci da buoni amici in tre parti uguali. Niente da fare. Tu. Sotterra il tuo amico. Con piacere. Non è un mio amico. Ti avresti questo coraggio. Sì, ce l'ho, ce l'ho. Fate presto. Se no mi innervosisco. Ho capito. Vuoi dividere in due. Fessete, fessete. Vai. 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 Se vuoi accomodare, non puoi farlo. Non puoi essere mio per me. Posso, posso, di fronte a certi argomenti divento carnefice anche becchino. Posso. Per cortesia, mi porti la pala. Grazie. Addio, mio vecchio amico di mille avventure. Non sarà facile dimenticarti. Oh, 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 e stai attento con questa terra, mi riempi tutte le scarpe. Coraggio, coraggio, che fra poco finirai di soffrire. Senti, per cortesia, ti dispiace abbassarti che sei troppo alto.
Ecco, così, così, questa è la misura giusta. Grazie. Lasciagli fuori la testa. Dici? Dico. Cedo alla violenza. Grazie. Il mio amico è sistemato. Vogliamo dividere qui o ci vogliamo allontanare? Preferisco allontanare. Anch'io. Addio, Cicco. Andiamo. Dove? Sei arrivato anche. Perdonami, Cicco. Perdonami. Non lo farò mai più, te lo prometto. Caino. Caino, Abele, sempre figli di Eva siamo. Addio, ragazzi. Delinquente, ladro, farabutto! Se un giorno mi troverò a passare da queste parti, ti porterò un fiore. Hai carpito la mia buona fede! Ti hai fatto sotterrare il mio migliore amico! Amicida! Ladro, farabutto! Te lo pagherai! Ladro di tesori! Bravissima! Del colpo, Fabien! Del colpo! Disgraziata! Disgraziatissima! Te ne vai! Ti fai morire così per un pugno di dollari! Per qualche dollaro in più! Come avete fatto, colpire? Io non mi sono mosso. Forse è stato lui che è di mano lesta. Diglielo chi è stato. Fabien, la donna del saloon. Era nascosta dentro la bar. Così, fra i tre litiganti, gode la francesina, eh? Ma sapete che vi dico? Che ci rifaremo. Sto pensando che se ci mettiamo insieme possiamo formare un ottimo trio. E ci diamo la musica leggera. Io da sacrestano suono le campane. Formeremo un trio che farà impazzire gli sceriffi di tutti gli stati. Due Wanted è un bounty killer. Che ve ne sembra? Magnifico, formidabile! Una società irresponsabile da illimitato! Alla follia, a noi la morte ci fa ridere! Se sapessero che abbiamo un amico dalla mira infallibile alle nostre spalle. Guarda che l'amico dalla mira infallibile se ne sta andando. Addio, amici. Che fate? Ne vai, farabutto! Disgraziato! Illegittimo anagrafico!